Following Catalonia's footsteps, two of Italy's richest regions are holding referendums on greater autonomy. Lombardy and Veneto are seeking semi-autonomy in order to gain more control over their finances and administration. Although legally non-binding, the referendums initiated by the two regions are consultative. But the exercise is being seen as the latest push by European regions to take power from the central government, whether it was Scotland in 2014, Brexit last year, and Catalonia in September. Si va verso l'Europa delle regioni, mi pare. Questo è un dato molto interessante. Superare l'incapacità dell'Europa di risolvere i problemi, di affrontare i problemi, dando una dimensione nuova. Sempre l'Europa più unita, più forte, che tenga conto delle specificità dei territori. Quella che semplicemente si potrebbe chiamare l'Europa delle regioni. Parte un appello alla partecipazione del referendum per il 22 di ottobre. Il referendum sarà in Lombardia e sarà in Veneto proprio per chiedere il pensiero dei lombardi e usare il pensiero dei lombardi e il pensiero dei veneti per convincere questi palazzi, spesso lontano dal mondo reale, ad ascoltare quello che il popolo chiede. Il popolo oggi cosa chiede? Chiede che queste risorse, che simbolicamente sono raggruppate in questi 1500 sacchetti, vengano utilizzate per i bisogni dei lombardi e dei veneti. Non vogliono, non accettano più che queste risorse vengano buttate negli sprechi nazionali. La Lombardia, come il Veneto, chiede una cosa importante. Chiede un maggior grado di autonomia nell'utilizzo delle proprie risorse, delle nostre risorse. Milan and Venice, which are the respective capitals of Lombardy and Veneto, have campaigned for total independence from Rome in the past as well. With a population of nearly 15 million, the two regions are Italy's richest regions and account for nearly 30% of the GDP. Ma credo sia del tutto inutile, perché credo francamente che agli italiani, ai lombardi non freghi nulla, e comunque mina l'unità del paese fondamentalmente. Questa è la mia opinione personale, del tutto spesa inutile. Penso che sia una cosa positiva e a vantaggio dei cittadini lombardi.